Ancora Lookman, Ederson e l'Atalanta che va in attacco con Miranchuk, che ferma il pallone dei 20 metri, ma intanto il Genoa ha ripreso le proprie posizioni difensive. Scamacca, largo, cross in mezzo, Lookman, pallone che resta lì, arriva la rete dell'Atalanta, attenzione però, intervento dell'arbitro, in scivolata Lookman, qualcosa di irregolare lì nell'area di rigore del Genoa. Marinelli va a cercare di chiarirsi con i giocatori dell'Atalanta, scuote la testa Lookman, forse un intervento irregolare sul portiere del Genoa. Le ali, è tutto da rivedere, chiedo scusa a Manuela Collazio perché ho tenuto veramente tanto la linea. Scamacca era andato con questo cross, vanno in due in scivolata Lookman e forse è stato il numero 20 Sabelli in chiusura, però è un'azione a mio avviso regolare di gioco. Vediamo, ci sarà certamente controllo VAR, scivolano, vanno a terra, non c'è secondo me nemmeno un contatto particolare, non c'è spinta da parte di Lookman, c'è però l'arbitro sta aspettando il controllo VAR, continua a scuotere la testa Lookman, ad allargare le braccia come a dire non ho fatto nulla, ed in effetti questa è l'impressione. Aspettiamo ancora qualche secondo per capire se questa rete importantissima, cruciale forse a questo punto della partita, sarà convalidata o meno. Aspetta indicazioni dal VAR l'arbitro Marinelli, direttori di gara davanti al monitor sono Battista e Paterna, mentre ancora una volta sul monitor possiamo rivedere il gol di Lookman che è andato a terra, non aveva protestato nemmeno Sabelli, sono andati tutti e due a cercare il pallone, è scivolato Sabelli, è scivolato anche Lookman che da terra però con il destro ha girato in rete la posizione ravvicinatissima. Ancora qualche secondo, Gasperini che intanto va a parlare con il proprio capitano, con Rafa Toloi, mentre c'è la sospensione del giudizio e l'attesa da parte dei tifosi nerazzurri che però adesso aspettano che venga convalidato questo gol. L'arbitro lì fermo, immobile sul limite dell'area piccola, nell'area di rigore del Genoa, ad aspettare ancora una volta indicazioni, magari potrebbe anche andare a rivedere tutto al monitor, azione che a velocità normale era sembrata piuttosto chiara e allo stesso modo non c'è evidenza particolare di fallo da parte dell'attaccante dell'Atalanta su Sabelli. Sul cross di Scamacca erano andati entrambi a cercare il pallone sul secondo palo, Lookman bravissimo poi da terra a girarsi immediatamente in modo fulmineo, a battere in questo modo il perfetto portiere del Genoa alle ali, perfetto almeno fino a questo punto, ma anche in questo caso per nulla responsabile, anche nel caso in cui venisse assegnato il gol. Vuole vederci chiaro però l'arbitro Marinelli e allora va a rivedere tutto al monitor a bordo campo, evidentemente vuole rivedere l'azione per farsi un'idea. Intanto c'è un'ammonizione per un membro della panchina del Genoa, ci sono le proteste, ci sono i giocatori dell'Atalanta e del Genoa che restano a distanza, ma sono lì vicino all'arbitro, vicino al monitor. Deve intervenire anche il quarto uomo che è Manganiello per allontanare tutti, una piccola folla. Adesso arriva la decisione di Marinelli, rete, gol convalidato all'Atalanta che passa in vantaggio dopo 5-6 minuti, Atalanta 1 Genoa 0, ha segnato Lookman. Torniamo alla palla a volo, Manuela Collazzo, Cisterna Trento. Ederson la chiude l'Atalanta, ti chiedo scusa Manuela, di nuovo a te, 2-0 per l'Atalanta sulla Genoa. Contropiede dopo aver rischiato tantissimo, l'Atalanta chiude la partita con il gol di Ederson, 2-0 per la squadra di Gasperini. Ma un minuto prima, anzi sull'azione precedente offensiva per il Genoa, un pallone era passato in mezzo alla difesa dell'Atalanta, Puskas si era ritrovato da solo davanti a Carnesecchi, tempestiva, perfetta l'uscita del portiere dell'Atalanta, con il corpo al respinto, e poi sull'azione successiva è arrivato il raddoppio, il gol di Ederson. Attenzione, c'è un controllo VAR per forse un
possibile posizione di fuorigioco. Aspettiamo anche questo controllo VAR prima di dare effettivamente per convalidato il gol del 2-0 dell'Atalanta proprio allo scadere dell'ultimo minuto di recupero. Questo gol sancirebbe definitivamente la vittoria della squadra di Gasperini, che si rivolge in modo interrogativo adesso a Muriel, mentre arriva un cartellino giallo, forse per Bani, forse per Aps, protesta da parte di un giocatore del Genoa. Ancora il ricorso al VAR, come era successo per il primo gol di Lukman, quello segnato al 23esimo, poi convalidato almeno 5 minuti dopo. Anche in questo caso arriva però segnazione definitiva, finito il controllo VAR, l'Atalanta in vantaggio per 2-0, ha raddoppiato, conduce per 2-0 sul Genoa, che adesso prova a buttare questo pallone in avanti. Dragosin, ma sono veramente di santi finali. Scalvini con prepotenza lo allontana, lo calcia via, poi ancora Aps, Gudmundsson largo sulla sinistra, prova a rientrare. Adebor per Zappacosta, l'ultimo cambio in ordine cronologico per l'Atalanta. Questo pallone calciato via da Galdames, dalle parti di Carnesecchi, che riceve i complimenti di Scalvini, fa cenno ai compagni di andare avanti. Atalanta 2, Genoa 0, il recupero è già scaduto. Reggiana Venezia.